Ciao a tutti e benvenuti, sono sempre io, la Vispa Teresa. Oggi preparo le meringhe. Vediamo gli ingredienti. Per fare questo dolce ci vogliono 4 albumi, un pizzico di sale, qui abbiamo un cucchiaio di succo di limone, e 240 g di zucchero a velo e 5 quadratini di cioccolato extra fondente, 250 g. Iniziamo. Eccoci qua, mettiamo un pochettino a neve, teniamo bene i nostri campi. Aggiungiamo un pizzico di sale, un cucchiaio di succo di limone, il nostro cioccolato ci servirà per decorare. E adesso aggiungiamo un po' alla volta il nostro zucchero a velo. Eccoci qua, ho messo già tutto lo zucchero a velo e lavoriamo per circa 3 minuti. Eccoci qua, questa è la consistenza che deve avere. Adesso noi riempiamo la nostra sac à poche. Dopodiché formeremo le nostre meringhe. Eccoci qua. Creiamo le nostre spumigliette, perché qui in Veneto le chiamano anche spumiglie. Eccoci qua. Le mettiamo in forno. Che sia ventilato statico a 100, massimo 110 gradi per 2 ore. Ci vediamo fra 2 ore. Eccoci qua, mettiamo anche un cucchiaio di legno. Dobbiamo lasciare una fessura in modo che l'umidità vada fuori. Comunque 2 ore di cottura. Eccoci qua, sono pronte. Guardate che belle. Mettiamo il cioccolato fondente che ho sciolto a bagnomaria. E le uniamo così, tipo bacio di dama. E uno. Due. E così via. Eccoci qua, sono pronte. Io ho messo il cioccolato extra fondente all'interno. Sembrano quasi dei baci di dama. E invece sono delle meringhe con cioccolato extra fondente. Vi ricordo che mi trovate sempre su YouTube, cliccate Vispa Teresa, cliccate la campanella. Se volete questa ricetta, scrivete meringhe con cioccolato extra fondente della Vispa Teresa. Io adesso vi mando un bacio, alla prossima, ciao!